Ah, okay. Ciao a tutti ragazzi, sono tornato con questo video, su Final Fantasy 12 dopo settimane, ovviamente, dopo settimane dall'ultima volta che avevamo giocato, ragazzi. Adesso, come vedete, sono con il secondo gruppo, chiamiamolo così, di personaggi, perché se anche farlo apposta, l'ultima volta che avevo giocato, praticamente stavo già, avevo andato avanti e indietro per il motivo suo, era per guadagnare qui per vedere la roba, guadagnare qui per comprarmi delle nuove armature che proteggono di più, perché ho scoperto che il mercante del motivo suo vede della roba che tipo protegge di più, ad esempio del cappello magico e della corte demoniaca. Avanti e indietro, nel senso che mi si sono livellati i personaggi fino a livello 40, almeno i primi tre mi vanno, sono a livello 40. Quindi oggi giocheremo con la seconda squadra, che è a livello 39 della core livellarsi. L'ultima volta, ragazzi, per chi non avesse visto gli scorsi episodi, avevamo cominciato la nostra strada per arrivare ad Arcadia, la capitale dell'impero. L'impero Arcadis, sostanzialmente. Qui c'è una mandragola che io voglio fare fuori perché sono cattiva. Questa è la famosa mandragola, ragazzi, che abbiamo anche in World of Final Fantasy, la riconoscete? Livello 36, mazza. Quanto mi dà? 272 di punti esperienza. Ok, qui c'è un Argentor. Io di la G e la dico G, scusatemi, ragazzi, scusate. Quindi dico Argentor, mi spiace, anche se Argentor, non me ne frega niente, non so se Argentor o Argentor, però stavo dicendo l'ultima volta, ragazzi, avevamo cominciato la nostra strada per andare ad Arcadia, la capitale dell'impero di Arcadia, appunto. Ci stiamo andando a piedi per distruggere la legalità dell'impero, sto poche parole. Ci stiamo andando a piedi, ragazzi, perché con l'aeronave ci possiamo passare. Infatti, come si è visto, oddio, qui c'è un Pyrolisk. Adesso andiamo di Blizzara e lo facciamo fuori di Blizzara, perché come vedete nessuno di questa squadra ha un arco o una balestra o un fucile che comunque può attaccare a gittata. Quindi insomma, come si è visto anche stavo dicendo alla fine dello scorso episodio, però appena siamo arrivati in questo dungeon, ok, in questo dungeon abbiamo visto un filmato che ci hanno le aeronavi dell'impero che stavano pattugliando da lato. Quindi se fossimo andati direttamente a Arcadia con l'Astral, oddio Cristo Santo Signore, tutto quello che posso dire. Un piranha a livello 35, mi sembrava a livello più alto, mi ha messo lentezza, vaffan bene. Ok, morto. Così pari. Madonna, 653. E comunque, avevamo quindi cominciato. E insomma, arrivando subito al dunque, l'altra volta abbiamo fatto il dungeon, abbiamo attraversato il ultimo sforo, appunto, come detto, e il bosco di Salica. Dove avevamo dovuto, tra l'altro, fare una sorta di giochetto, chiamiamolo così. Un anti rivieni avanti e indietro per la foresta, tra le prime aree sostanzialmente, per andare a recuperare i Mogushka senza fatica, che avrebbero dovuto aprirci il passaggio, aggiustare il ponte per appunto arrivare alla Costa Fon, perché è scritto PHON, quindi posto. Ma guarda lì che stava scappando. Madonna, 892 di punti esperienza mi ha dato. Danno un botto di punti esperienza sti mostri. E comunque, ah sì, ecco cos'è che volevo dire. Mi sono potenziata, come ho già detto, ho cercato di fare un po' di potenziamenti con i personaggi riguardo alle armi. E adesso volevo farvi vedere
Allora, c'è Van che l'ho equipaggiato con un martello che si chiama Aglio, che fa di attacco 77, come vedete, da una mano, così può tenersi lo scudo di platino. Ho comprato lo scudo di platino. Poi, lui non ha cambiato niente. Ad Afra hanno preso l'arco ardente, che non mi ricordo se c'avevo già prima, e le frecce palle, le penso che le avevamo già. Poi lascia larga per Bashir di attacco 59, perché lui scudo di platino, scudo di platino, scudo di platino. Pennella sanguinaria come al solito. E Ashe il brado gelo, vabbè, la spada di gelo, che non vedo l'ora di prendere. C'è un'altra spada nel mercante, però hai dei monti mosfora, però. Costava di più di quello che avevo, insomma, e quindi non ho potuto prendermi, perché volevo prendermi due spade, quelle forti, una per Van appunto e una per Ash, perché adesso Van sì, c'ha attacco 77, quella là era di meno di 77 di danno, però sono abituata che Van c'ha, è uno di quei personaggi con la spada. Sostanzialmente sono abituata con tutti che hanno la spada, fatta eccezione di Fran e Balthier, che hanno fucile, balestra, vabbè, arco, insomma. Ok, proseguiamo per la nostra avventura. Cosa c'è qui? Un Schmelz, debole al tuono di livello 35, ma lo facciamo a botte. Ale! Alziamo un po' il volume, dai, così che si sente. Mica, ho già tolto metà con. Pum! Ecco. Il brutto, ragazzi, è che sono abituata con le spade, appunto, perché come vedete, avere altre armi non sono molto abituata, perché come avete visto col martello, il martello non ha. Non ha un tipo un danno, cioè proprio invariabile, nel senso, ha attacco 77, però quando tiro una mazzata, ecco, tipo adesso, magari una volta poi toglie 10 punti di danno, mentre l'altra volta poi toglie 500, capito il ragionamento? Forse dipende da quanto forte dai la mazzata, però, comunque, se invece usi la spada, tipo, dà sempre 500, 400, tra i 400 e 500 di danno, insomma. Se non si è capito il discorso, non mi piace questa enorme variabilità dei danni, tipo tra. C'è cioè un nome variabilità tra i numeri, è troppo largo, cioè, capito? Cioè, tipo la spada, per far capire, la spada è 400 e 600, invece il martello tra i 10 e i 500 è troppo largo come cosa. Allora, qui c'è un Badu e uno Pyrolisk, però adesso tiriamo un Bizarra perché tanto. Facciamo fuori questo più che altro per il Pyrolisk. No, un ultimo blizzard a tutti e due. E intanto ha dato via la lentezza. Oddio! Posto! Morti tutti e due. Perfetto, qui vedo che c'è qualcuno qua. C'è un signore. C'è un bagà. Cacciatore di taglie! Mi dispiace, qui però non si può transitare. Se siete niente resto passate per il villaggio. Stiamo ripulendo la zona dei rifiuti che qualche maiale si è divertito a gettare. Potrebbe inciamparci qualche ciocobo. Finiremo presto, ma per il momento vi conviene fare un'altra strada. Va bene, allora per questa volta passo. La passo, dai, pa cioè passo, per questa volta posso farla passare, dai. A parte che non so se effettivamente. Ah sì, effettivamente poi più tardi. Nel gioco, per seguire il gioco si poteva passare per quest'area, no? Che stavo guardando la mappa sul libro della guida. Sì, ragazzi, perché tutte le volte lo ripeto all'inizio di ogni video di Itera. Quando gioco questo gioco io uso la guida. Sì, perché per portare la guida al 100% cosa vuoi fare? Io non mi ricordo tutto quanto. E quindi giustamente ho una guida qui, che tra l'altro è la stessa che mi ha permesso di finire il gioco al 100% da sola, anni fa. Quindi. Ammazzate, sti uccellacci di metallo! Che sfiga però, avere e ali enormi, però non saper volare. Perché c'ha il corpo troppo pesante. Mi prende il giro. Ok, stavamo dicendo. Ah sì, dobbiamo continuare da avanti. Ah già, ops.
Non so se oggi, ragazzi, faremo in tempo a fare anche il prossimo dungeon, la prateria di Tsukita. Perché, come vedete, ci sto impiegando un po' a far fuori. Siamo già a 10 minuti e siamo tipo solo alla seconda area, ma vabbè, è normale, dai. Sì, in Final Fantasy anche questo combattimento, questo e quell'altro, insomma, aspetta. Qui diamo altre mazzate. E lì, Penero che è bloccato. Mi dà fastidio, una cosa che mi ha sempre dato fastidio in tutti i Final Fantasy che, è che non puoi decidere quando bloccare. Ok, questo qui pare, no, pensavo che fosse il villaggio dei cacciatori, mi sono sbagliata. Sì, perché c'è un'area che si chiama villaggio dei cacciatori, che sostanzialmente è dove ci sta il stato postale, il mercato, tutto quanto. Allora, comunque, prima mi sono sbagliata inizio video, avevo detto che ero tornato indietro per, sì, per potenziarmi, anche per prendere le cose, per vendere le potenziarmi, ma più prima di tutto, più che altro, avevo fatto questa cosa, sono tornato indietro, motivo solo perché, come avevo citato nel video alla fine, mi ero dimenticata, come una Ebit, di toccare il telecristallo dei Monti Mosfuori, quindi ero tornata indietro. Siamo nell'area, ok, Capo Guafuca, prima era Costa Lisita, e all'inizio del settore Kaukura, questa è la spiaggia Bora Bora, grazie, non mi sono. Vabbè, non ci facciamo domani sui nomi, vai, andiamo avanti. Qui che belle cose di pietra, belli, bello tutto, andiamo avanti, va. Oggi ho tenuto la tenda bianca, come vedete, dietro la televisione, perché non c'è tanta luce fuori, c'è praticamente il nuvolo, quindi però se c'è luce ancora, Cristo santo, mi incavo la morte, ne? Cioè, dico io, non è che c'ho tanta voglia di... Perché poi dopo con la tenda verde si fa troppo buio e non riesco a... Ok, non frega ancora nessuno quello che ho detto sulle tende, però va bene, sulle tende ci danno dentro di Aeora questi cellacci, ne cellacci, vi faccio male. Se non mi ricordo mai, tra l'altro nel villaggio dei cacciatori c'è anche un mappiere, quindi quello che sostanzialmente che si vede le mappe. Fermo, molto comodo, così posso avere la mappa completa della Costa Fon, stavolta.